Chi mi segue sa benissimo che io ho sempre sostenuto che dal 1 maggio 2022 la tessera verde sarebbe stata solo sospesa e non soppressa. Non era difficile da capire, perché i discorsi che Mr. Draghi fece dopo il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 lo facevano presagire. Riascoltiamo. Naturalmente osserviamo con grande attenzione l'andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare tutto il nostro apparato all'evoluzione della curva epidemica, anche in senso più espansivo, se è il caso. Ma attualmente abbiamo preso questi provvedimenti. Sì, uno degli scopi del provvedimento di oggi è proprio quello di non smantellare tutta la struttura esistente, anche perché noi siamo consapevoli del fatto che un'altra pandemia potrebbe rivelarsi importante anche tra un qualche tempo, quindi vogliamo costruire una struttura permanente di preparazione a reagire a questi fenomeni. È un impegno che abbiamo preso in sede nazionale, in sede internazionale, un po' tutti i paesi ci stanno lavorando. Poi, qualche giorno fa, mentre io ero bloccato, è comparso questo articolo su La Verità. Il Green Pass si evolve e cambia nome. Colao lancia il portafoglio digitale UE. Il ministro fa il punto sul PNRR e annuncia la creazione di un wallet, un portafoglio, con tutti i documenti basato sul QR code, il codice QR e blockchain. Dopo vedremo tutti questi termini cosa significano. L'Italia sarà capofila del progetto, un passo ulteriore verso la moneta unica elettronica. Vediamo subito. Innanzitutto, il PNRR è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in 6 missioni. Il piano promuove un'ambiziosa agenda di riforme e in particolare le 4 principali riguardano pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione e competitività. Vediamo ora che cos'è la blockchain. Letteralmente è la catena di blocchi ed è una struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Che cos'è la crittografia? È la branca della crittologia che tratta delle scritture nascoste, ovvero dei metodi per rendere un messaggio non comprensibile o non intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo, garantendo così in chiave moderna il requisito di confidenzialità o riservatezza tipico della sicurezza informatica. Vediamo ora cosa ha detto esattamente il ministro Colao a Rai News 24. Ecco, a proposito sempre di Europa, lei oggi ha lanciato la cosiddetta Schengen del digitale. Ci spieghi meglio? Cioè, noi in sostanza potremo andare in giro nei paesi dell'area Schengen con una carta d'identità digitale che ha un po' il modello del Green Pass, quindi con un codice sul telefonino? Sì, la ringrazio, non è che l'ho lanciata io, ci sono dei progetti europei che però ho voluto comunicare con grande enfasi perché ci crediamo molto. Noi italiani, come ha detto lei, abbiamo sperimentato il certificato Covid, stiamo sperimentando l'app IO dove si può pagare l'INPS, pagare i servizi, multe eccetera. E poco a poco questo borsellino digitale comincerà ad avere altri attributi, la patente, la carta d'identità, la tessera elettorale, alcune molto italiane ma altre molto utili internazionalmente. I dati sanitari sono un esempio,
ci sono dei progetti europei molto importanti che fra qualche anno potranno veramente creare una Schengen del digitale. Potremo andare ovunque in Europa, verremo riconosciuti, ci faremo riconoscere, riconosceremo i nostri turisti, i nostri visitatori, cosa molto importante, grazie alla tecnologia. E lo possiamo fare ovviamente solo se prima digitalizziamo i nostri paesi e poi orchestriamo e ci coordiniamo con le iniziative dell'Europa. È un altro, credo, grande passo avanti che l'Europa sta cominciando a fare nel futuro per i nostri giovani, per chi dovrà godere di questi servizi in una maniera moderna. Ecco, ma per questo passo avanti c'è già effettivamente l'accordo con i suoi colleghi europei e quali potrebbero essere i tempi? Allora, ci sono già alcuni accordi, si sta discutendo molto dell'identità, noi abbiamo lo SPID, ma ovviamente anche gli altri hanno soluzioni, dell'identità digitale, ci c'è una... diciamo un progetto e-health, quindi salute digitale, che comincia ad adottare degli standard comuni, si parla, e adesso nel giro di un anno e mezzo avremo un wallet digitale europeo, quindi si sta definendo non quello che i paesi devono fare, ma come le diverse piattaforme devono parlare tra di loro, e questa è la cosa importante. Io penso che fra un anno e mezzo non solo avremo questi parametri definiti, ma l'Italia potrà dire, beh, insomma, grazie al lavoro che abbiamo fatto col PNRR, possiamo anche contribuire a disegnarli questi parametri. Allora, chiarissimo, noi ovviamente saremo qui a seguire queste evoluzioni. Grazie, Ministro Colao, di essere stato con noi. Avete capito? Allora, la tessera verde si trasforma in un wallet digitale, un portafoglio digitale. E che cosa conterrà? La patente, la carta d'identità, la tessera elettorale, i dati sanitari. E tutto questo per che cosa? Per il riconoscimento attraverso la tecnologia. Dopo il ministro ci parla anche di salute digitale, con degli standard comuni a livello europeo. E tutto questo, quando entrerà in vigore, entro un anno e mezzo, e l'Italia sarà capofila. Vi ricorda qualcosa? Nel quale l'Italia è stata capofila negli ultimi 2 anni? Provate a pensare. Quindi, quando un certo Mimar diceva che il Green Pass non è un mezzo per uscire dalla pandemia, ma è lo scopo di un progetto, forse non aveva tutti i torti. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.